Allora, siamo qui con Fabrizio Pulvirenti, che è l'eroe di Ebola. Allora, intanto come si sente ad aver vinto un mostro di questo calibro? Intanto non mi sento un eroe, prima cosa. E poi io ce l'ho fatta grazie alle cure, grazie anche alla terapia intensiva in cui sono stato, all'eccezionale professionalità dei colleghi dell'Istituto Spallanzani. Quindi si può guarire di questo male, no? Beh, noi abbiamo notato che c'è una differenza nel tasso di guarigione tra Occidente ed Africa. In Occidente la mortalità è soltanto del 20% per i contagiati di Ebola, in Africa prima dell'intervento di emergency sfiorava il 70%. Adesso, nelle ultime settimane di attività di emergency in Sierra Leone, la mortalità è scesa quasi al livello, almeno nel centro di emergency, è scesa quasi a livelli europei, è intorno al 35%. Quindi è un problema di cure, di medicinali? È un problema anche di approccio, non soltanto di cure, perché, chiedo scusa, la terapia intensiva e quindi tutte quelle attività cosiddette invasive che sono state fatte su di me, quindi incannulare una vena piuttosto che posizionare un catetere vescicale o altro, verosimilmente sono le cose che alla fine salvano la vita del paziente. Questo l'abbiamo capito per tempo in Sierra Leone, abbiamo visto che mantenendo in vita il paziente contagiato gli si aumentavano le chance di sopravvivenza e abbiamo fatto di tutto per dare seguito a quello che avevamo intuito. Oh, chi si è ammalato una volta e è guarito come lei ha il rischio di ricadere in questo problema? Guardi, è una cosa che non si conosce bene. Verosimilmente vi è una immunità che dura intorno a un anno, è una cosa che stiamo studiando insieme ai colleghi dello Spallanzani, con i quali sto collaborando anche con le donazioni di plasma, come sapete, è una cosa che stiamo valutando. Okay, oggi prende un premio in ogni caso, quindi è felice di essere simpatico, diciamo, con questo premio? Sì, certo, è comunque una bella soddisfazione, ma in ogni caso questo rientra nella mia attività di testimonianza, non è un premio che va a me, è un premio che va ad Emergency. Perfetto, grazie mille.